Allora, io fui arrestato su una barca a vela di mia proprietà mentre trasportavo della cocaina dal Sud America in Italia, insomma stavo dirigendo a Fiumicino, fui fermato con 500 kg di cocaina a bordo. Quella non fu la prima volta in cui io feci questi traffici e con tutta diciamo, probabilità ero atteso dalle forze dell'ordine per notizie che avevano avuto sulla mia attività diciamo criminosa. E quando fui fermato il primo impatto fu quello di cercare di cavarmela come diciamo corriere, cercando di minimizzare il mio ruolo in questa attività di narcotraffico. Però già quando incontrai il comandante della finanza della Sardegna mi disse: buongiorno signor Grilli, prima o poi ci saremmo incontrati, e lì quindi capii che molto probabilmente questa mia linea difensiva non sarebbe stata possibile. Poi una volta detenuto nel carcere di Sassari inizia a maturare questa idea di cercare la possibilità di voltare pagina, lavarmi anche la coscienza per la mia vita e non nascondo anche per quelli che potevano essere poi quelle che potessero essere un giorno gli sconti pieni e i benefici derivanti da questa mia attività collaborativa, fermo restando che avrei voluto rifarmi una vita con la mia compagna dell'epoca, e quindi era comunque una condizione sine qua non che io abbandonassi ogni attività nel mondo criminale. Allora venni trasferito quando feci cenno alla penitenziaria, a chi si occupava di queste cose, venni trasferito nel carcere di Viterbo, dove un giorno, quando la mia compagna dell'epoca stava cercando un avvocato, diciamo un avvocato di collaboratori che potesse tutelarmi in questa mia scelta, però non aveva ancora avuto riscontro con nessuno, mi si presentò questo avvocato Alessandro Capograssi, che poi, come spiegherò brevemente in seguito, non riuscì mai a comprendere da dove fosse piovuto, perché non erano riusciti a contattarlo personalmente né io, che ovviamente stando in carcere. Ecco, mi scusi Grilli, per chiudere il primo punto che lei aveva affrontato, sì. Quindi l'ambito criminale nel quale lei era inserito era quello del traffico di sostanze stupefacenti. Certo, traffico internazionale con famiglie sudamericane, fatto in più occasioni, certo. Certo. Ecco, lei era inserito in un gruppo criminale o agiva autonomamente? Beh, come lei ben sa, io ho sempre... che ne possano pensare altri, perché diciamo la mia connotazione, la mia matrice geografica e politica poteva dare adito a altre idee. Io ho sempre agito, ho sempre detto non voglio né servi né padroni, ho sempre cercato di sviluppare in prima persona dei rapporti, certo non è che nascono dal nulla, ovviamente per la prima volta, come sapete e come ho dichiarato, mi avvalsi di elementi che già potevano mettermi in contatto con un certo tipo di livello criminale per poter poi fare un traffico di una certa... Benissimo. Congruità. Lei, nel corso dei suoi interrogatori, lei ha ammesso le sue responsabilità, certo, in ordine ai fatti che le venivano contestati? Certo, ci mancherebbe altro. Infatti parlai anche di fatti che potevano o non potevano essere a vostra conoscenza, risalenti dal 2005 in avanti, insomma, fino al 2011. Ecco, le ragioni, sinteticamente, che l'hanno indotta a fornire indicazioni, sì, in ordine alla missione di responsabilità e anche al coinvolgimento di altri soggetti in attività criminali, quali sono state? Come le stavo dicendo, prima di tutto una necessità di mondarmi moralmente, non ultima la possibilità un giorno di potermi rifare una vita con la persona che a me era stata a fianco in questi frangenti, che purtroppo oggi per ovvi motivi non sta più al mio fianco, e il fatto appunto ho anche dei problemi familiari con una madre molto anziana che sta... Quindi motivazioni personali di vari tipi, morali e anche, l'ho detto, anche non ultimo, avere magari la possibilità, cosa non avrei potuto avere, di provare a rifarmi una vita, cosa che oggi non ho più, ma comunque nella fattispecie lì potevo averla. Ecco, chiariti questi dati preliminari... Vuole riferire al Tribunale se lei ha conosciuto Massimo Carminati però, e quali rapporti lei ha avuto con Massimo Carminati? Sì, io mi permetto, lei sa che io sono oggi qui nella veste di
teste dell'accusa, probabilmente, non so, adesso non sono molto pratico di termini. Sì, lei è stato citato dall'accusa che l'ha indicata nella lista teste. La ringrazio, non avevo ben chiara questa cosa, però io, mi scusi, ho iniziato a parlare dell'avvocato, di quando l'avvocato Procrazzi mi iniziò a supportare in questa cosa, e io chiedo umilmente di poter finire sinteticamente ed illustrare questa cosa, perché sì, quindi era arrivato al punto la che Viterbo, nel carcere di Viterbo si presenta da lei l'avvocato Capograssi, che lei non aveva chiamato. Nessuno aveva chiamato. Quindi posso finire, signor Presidente? Grazie. Sì, sì, prego. E quindi feci un primo, mi viene a dire, io sono avvocato dei collaboratori, difendo anche Abatino e la Banda Magliana, comunque ti posso supportare. Io poi gli chiesi, diciamo anche fino a qualche mese fa, ma come sei arrivato da me? Ogni volta mi dava una risposta diversa, non te lo posso dire, mi ha consigliato un avvocato, un collega di cui non faccio il nome, ma è inutile. Insomma, non ho mai capito questo avvocato come mi piombò nel carcere di Viterbo. Anche perché è importante, visto che poi io affidai la mia vita processuale, non solo, ad una persona che poi, evidentemente, visto al punto in cui sono, o non ha perorato sufficientemente le mie cause, o anzi ha tentato molto probabilmente, e questo non sarò io a determinarlo, di subornarmi per motivazioni non meglio chiarite da parte sua. Sta facendo affermazioni io grandi, prendo, se ne rende io conto, mi prendo, sì, le responsabilità. Senta, siccome non sono spontanee dichiarazioni, io le faccio le domande e lei risponde cortesemente. Perfetto. Però io non inibirò alcuna sua dichiarazione. Perfetto. Non io si preoccupi, però seguiamo un ordine sì, anche logico e espositivo per consentire. No, però aveva chiesto il test di finire questa premessa. Perché? Quindi finisca la premessa. La finisco, sarò conciso. Allora, quando vado molto velocemente, quando poi io finì questo percorso di collaborazione e ogni volta l'avvocato, adesso poi quando mi chiederà il PM questo risponderò, quindi vado più rapidamente possibile, quando scoppiò il caso, diciamo, detto Mafia Capitale, per cui noi siamo tutti qui, e sull'ordinanza del GIP fu nominato 30 volte il mio nome circa, dicendo grazie alla collaborazione di Roberto Grilli, io chiamai l'avvocato dicendo ma che è successo? Cioè io sbalordito ho detto ma che cosa succede? Dice, ah, non ti preoccupare, adesso andrò, sentirò come poterti far avere una protezione, non tanto perché ho paura di qualcosa da persone di primaria importanza in questo processo, ma perché in questa condizione puoi trovare, scusate la licenza, il primo scemo che passa, che vuol fare un favore non richiesto a qualcuno e magari mi fa qualcosa di male, e poi oltretutto per potermi ricostruire una vita lavorativa di qualche tipo, che dopo questo qui a Roma io ho avuto una terra bruciata, facevo l'agente immobiliare e ovviamente il giorno dopo mi hanno detto grazie di tutto, non venire più. Terra bruciata sotto il profilo criminale? Terra bruciata sotto il profilo umano, lavorativo, ambientale, perché io non posso continuare a fare l'agente immobiliare e andare a vendere una casa. Buongiorno, sono Roberto Grilli, che è quello che dicono la vendetta dello skipper al telegiornale. Il titolare della mia agenzia mi ha detto scusami, non puoi più incarnare l'immagine di questa agenzia dopo che escono fuori i giornali e i telegiornali, fortunatamente senza la mia immagine, ma Roberto Grilli 48 anni, insomma a me mi conoscono abbastanza, no? E quindi ho perso il lavoro dalla notte, dalla sera alla mattina. Quindi di conseguenza a quel punto mi disse guarda, ho provato a chiedere, non so poi, perché io non mi permetto di sollevare nessun tipo di sospetto su altri che non siano il mio avvocato, perché queste sono tutte frasi riportate da lui, quindi non sapevo se veramente veniva a parlare con esponenti della procura o con, non lo so, mi ha sempre detto delle cose che non ho riscontri, quindi magari mi ha detto un sacco di bugie. Mi ha detto, sono andato a chiedere cosa si può fare per la tua protezione, perché capisco che stai in una situazione difficilissima a Roma, avendo l'obbligo di dimora fra l'altro a Roma, perché chi dice sai, te ne vai a Mantova, magari lì non ti conosce nessuno, non sei Totorrina. Di conseguenza, sai, la protezione non te la danno, sempre frasi all'avvocato, non so di altri, frasi non te la danno perché in fondo non hai dato nessun elemento probatorio di attività criminose, è stato un lavoro di intelligence, tu hai dato soltanto delle notizie che in fondo non hanno nessun tipo di valenza, sempre frase dell'avvocato, spero, mi auguro farina del suo sacco, nessuna valenza probatoria e incriminante. Allora, ovviamente, vox populi, io qualsiasi persona incontravo, sentivo, dicevano, ma come, non sei sotto protezione, come mai? Perché l'uomo della strada pensa che sia automatico, evidentemente non è così. Successivamente, sempre a 10 giorni da questa diciamo sovraesposizione mediatica mostruosa ai miei danni, l'avvocato mi chiamò e io mi
Signor Presidente, ovviamente mi prendo le responsabilità di tutto ciò che dico, sono qui, ci mancherebbe altro. Se no, guardi, in questa settimana avrei portato certificati medici, avrei simulato qualsiasi cosa. Io sono contento di essere qui oggi per chiarire una volta per tutte questo aspetto. L'avvocato mi cercò e mi disse: guarda, una strada c'è, sempre, ripeto, farina del sacco dell'avvocato e spero non di nessun altro, ma sicuramente non di nessun altro, si è fatto un film da solo. Una strada c'è, se tu, come mi aveva già detto ogni volta precedente gli interrogatori in carcere, guarda che nonostante quello che dici sì il traffico, ma tanto tu devi parlare soltanto di certi tipi di persone, sennò del resto gliene frega poco a qualcuno, e poi l'affronteremo col pubblico ministero questa faccenda, e mi disse: guarda, un modo c'è per avere la protezione. Ho detto: scusa, quale sarebbe, visto che fino adesso, nonostante sembri evidente e necessaria, nessuno me l'ha data? E guarda, dovresti venire, parlare, cercare di collegare una tale persona, e ora sicuramente verrò interrogato su questo, ne parleremo col pubblico ministero, cercare di collegare a quelle che erano le tue attività criminali, cercare di creare un collegamento un pochino più evidente, così questa è la tua patente per essere messo sotto protezione, te, la tua compagna, la figlia, i cani e via discorrendo. Scusate. E via discorrendo, così tranquillamente. Io, e questo è stato uno dei più importanti, dei più grossi sbagli della mia vita, probabilmente il più grande, ho assecondato questa linea dell'esimio avvocato Capograssi, e quindi mi sono recato in data, se non ricordo male, è passato qualche tempo, 17 dicembre 2014, a esporre questa teoria, che poi non è stata esposta in maniera esplicita, perché non, certo, anche moralmente, scusi, non potevo fare. Quando si è presentato lei il 17? Il 17 dicembre 2014. E quindi ben distante dal mio processo di primo grado, quindi è stata una dichiarazione mia con domande e risposte col dottor Cascini, in data 17 dicembre 2014, ben distante da quella che era a un anno e mezzo del mio processo di primo grado. E in quell'occasione io rilasciai delle dichiarazioni che non erano espressamente accusatorie, ma potevano, secondo l'ottica in cui poi uno può vedere le cose, quindi sempre da un punto di vista magari di un'accusa o di una difesa, vederle in maniera diversa, potevano mettere in relazione Massimo Carminati con la mia attività, direttamente con la mia attività di traffico di droga. E io manifestai, ripeto, non è che dissi delle cose che condii, diciamo, in maniera esauriente, quelle che erano delle cose che potevano tranquillamente non essere avvenute, o comunque diedi una lettura di delle circostanze che potevano portare a pensare che questa persona fosse coinvolta direttamente col mio traffico. Addirittura l'avvocato mi disse, questo ve lo dico come nota di colore importante: ah guarda, tanto moralmente una persona ha fatto questo e questo e questo, non ti preoccupare, tanto non stai accusando Madre Teresa, vai tranquillo, anche moralmente non ti fa problemi. I miei problemi ne facevo tanti, e lì è stata una cosa veramente di cui non sono per niente fiero. E dopo questa dichiarazione mi disse: va bene, è tutto a posto, vedrai che andrai sotto protezione da qui a 15 giorni. Noi passammo le vacanze di Natale e Capodanno in attesa, con i bagagli fatti, io, la mia compagna e la figlia, sua figlia. Addirittura non facciamo neanche le lavatrici, pensando se ci vengono a prendere da un momento all'altro, noi come ce ne andiamo da casa? E abbiamo passato tutte le feste di Natale e Capodanno aspettando questo fantomatico servizio centrale di protezione che doveva portarci sotto protezione. Passate queste feste, rendendomi conto che era stata l'ennesima cosa impropria dettami dall'avvocato Capograssi, gliene chiesi conto ovviamente. Lui mi disse: no, sai, non hai detto niente di importante a livello probatorio, perché comunque... il capo, quello che era stato notificato come capo anche da me del traffico di droga in essere, che era questo Massimiliano Spirito, penso fosse stato difeso l'avvocato Naso. Ecco, diciamo, quando pronuncia dei nomi lo faccia chiaramente, perché poi nella trascrizione non viene, perdoni, e chi l'ascolta non comprende bene. Lo so, le trascrizioni possono essere ingannevoli. Quindi, allora, il nome che ha fatto, lo ripete. Allora, mi viene l'avvocato Capograssi, che è il principale imputato del reato del 2011 per cui ero stato arrestato, tale Massimiliano Spirito, era stato assolto, se non erro, penso difeso dall'avvocato Naso, che ne ha fatto cenno nell'udienza precedente,
penso fosse stato assolto, quindi lui, e quindi non si poteva assolutamente collegare il Carminati a un, diciamo, a quel fatto del 2011, perché mancava proprio l'elemento di contatto. A quel punto dissi va bene, quindi, e quindi non c'è la protezione, smonta le borse, tutto a posto, mi dispiace, è andata così. Benissimo. Quindi da quel giorno, come adesso giungo a conclusione, da quel giorno ovviamente non ho avuto più un lavoro, la mia compagna se n'è andata per ovvi motivi, per altri lidi, quindi io sono stato lasciato così, sfrattato dalla casa in cui abitavo a Cesano. E mi sono ritrovato, ma per capire noi, mi dica, ma questo procedimento che riguardava Massimiliano Spirito, il procedimento riguardava che cosa? No, il mio ultimo traffico internazionale di cocaina svolto, dove sono stato arrestato, per il quale sono stato arrestato, fa parte del mio processo, della corruzione del mio processo, arrestato in data 26 settembre 2011, e quindi però anche lì mancava il nesso, e quindi grazie a tutto. Poi quindi o questa persona è stata per incompetenza e mi ha danneggiato in tutto questo tempo, o con altri fini che io non riesco a vedere, non riesco a intuire. Però è anche l'ultima volta, mi ha detto tranquillo, ti avrai la facoltà di non rispondere, così non è stato, anche disconosciuto in aula di averlo fatto, quindi io mi trovo qui. Però devo dirla questa cosa, perché è una cosa importante per tutta la mia collaborazione, perché sono stato lasciato così dicendo che problema c'è, ma infatti eccomi qua. Non avendo, e chiudo, è paradossale che non avendo dato notizie importanti, probatorie, nonostante quello che ha scritto il GIP, per far sì che io abbia avuto una protezione, la possibilità di farmi una vita, né in quel caso né nel caso del dicembre 2014, però oggi sono qui a rispondere, quindi ben venga, io sono qui a rispondere a tutto quello che dovrò rispondere, ma è surreale pensare, beh, ma non c'è problema, però sei un collaboratore, non lo so, ci sono molte contraddizioni in questo mio status di collaboratore, non soggetto a tutela né a protezione, ma chiamato a supportare chissà cosa, oggi lo scoprirò. Bene. Non me lo spiego. Allora, lei ha fornito queste indicazioni, poi prego, su sì. Questi punti ritorneremo naturalmente. Sono a disposizione. Ora proseguiamo un cammino che avevamo iniziato con la domanda che le era stata posta, ecco, in modo da giungere poi ad affrontare i punti che interessano l'ufficio che l'ha citata. Ah, quindi sono punti importanti in questo caso per l'ufficio, immagino. Guardi, se è stato citato c'è un'utilità, però le dico anche questo, che il meccanismo funziona in maniera diversa, nel senso che il pubblico ministero le rivolge le domande e lei risponde, lei non può rivolgere domande al pubblico ministero. Ecco, il meccanismo funziona in questa maniera. Non sono uno di quei pentiti di persone che circolano nelle aule a raccontare le cose, è la prima volta e purtroppo è la prima volta e spero sia l'ultima. Allora, senta, andiamo con ordine. Eccoci qua, sì. Mi piace... È doveroso ricostruire per il Tribunale le cose in maniera puntuale. Come no? Penso allora, che l'ho fatto in parte. Ora, diciamo, siamo davanti al Tribunale, per il rispetto che si deve al Tribunale che è chiamato a decidere, dobbiamo ricostruire in maniera analitica i punti. Ci eravamo soffermati, lei ha parlato dell'inizio della sua collaborazione e di essere stato poi, ha fornito spiegazioni sulle ragioni dell'inizio della sua collaborazione, e si era arrestato al carcere, dove poi aveva ricevuto la visita dell'avvocato Caporossi. A Viterbo, sì. A Viterbo, esattamente. Allora, lei nel corso di questo, della detenzione, ha effettuato dei colloqui investigativi? Certo, di cui uno, il primo, non ho avuto traccia, non ho avuto riscontro nei miei verbali, si inizia dal secondo, nei verbali che mi ha fornito la procura, non lo so, ma forse è un mio sbaglio, perché vedo che inizia da un colloquio successivo e non dal primo effettuato, ma questa magari può essere una cosa non fondamentale. Un momentino, la procura le ha fornito dei verbali, la procura non fornisce verbali, se i difensori, me l'ha fornito l'avvocato Caporossi, se i difensori chiedono di avere dei verbali, la procura rilascia copia ai difensori. Scusi, è sempre determinato. Le parole hanno un loro significato, quindi cerchiamo di essere... Sono stato ben attento a chiamare le cose con loro nome. Ripeto, cerchiamo di essere precisi. Sì, però scusi, si limiti a rispondere. Ha ragione, scusi. Risponda alle domande. Scusi. Allora, lei ha effettuato, diciamo, un colloquio investigativo? Diciamo, ha avuto un contatto durante la detenzione con appartenenti alle forze dell'ordine? Sì. Ecco, nel corso di questo colloquio lei ha manifestato il proposito di collaborare? Inizialmente nel carcere di Sassari con un ufficiale di polizia penitenziaria, che poi dove si avviò la cosa, presumo, sì.
E poi a Viterbo. E poi lei è stato sentito dall'autorità giudiziaria romana, certo. Così? Sì, è così. Siamo nel 2000. Alla parte più specificatamente prego. Un cicalino così vezzoso, purtroppo io l'avevo silenziato, non so come mai il telefonino ha silenziato, sì. Solo quello posso silenziare, solo quello, e neanche quello riusciamo a silenziare, e non ci riesco bene, vede, lei mi ha giustamente rimbrottato. Chiedo scusa al tribunale, purtroppo siccome c'è. Chiedo scusa. Prego, ci mancherebbe. Allora, siamo arrivati a questo punto nel quale dobbiamo affrontare il profilo relativo alle sue conoscenze e alla sua conoscenza di Massimo Carminati, che lei già ha menzionato, e i rapporti che ha avuto con lo stesso. Sì. Le chiedo di rappresentare al Tribunale quando lei ha conosciuto Massimo Carminati e per quale ragione. Lo conobbi anni fa... Lì nella zona, io abitavo al Fleming, sì. Quindi una zona prospiciente a quello che era Corso Francia, dove c'è il negozio della compagna di Massimo, e me lo presentò. La compagna che si chiama? Mi pare Alessia. Alessia, sì. Non vorrei sbagliare, mi pare Alessia Marini, forse? Cognome non l'ho mai saputo, mi pare Alessia. No? Alessia, sì. Presumo di sì. Non so se il cognome fosse Marini. E... Io stava dicendo chi glielo ha presentato, mi sembra. Prego. Cioè, lei lo ha conosciuto, ha detto... Ah, me lo ha presentato, me lo presentò fugacemente, perché non era un incontro, Riccardo Bruggia, che io già conoscevo da anni, insomma, quando eravamo ragazzi. Quindi. Benissimo. Senta, e che tipo di rapporto, poi torneremo su Riccardo Bruggia, continuiamo su Carminati, quale rapporto c'è stato tra lei e Massimo Carminati? Ah, un rapporto sicuramente di una... presumo di simpatia reciproca, nel senso, alla fine io qualche volta passavo al negozio, mi prendevo, come ho detto, un caffè insieme, andavo anche a comprare delle cose di vestiario al negozio dove trovavo lui, si fermava a chiacchierare più del meno, era un rapporto, certo non mi potevo considerare un amico, ma comunque un conoscente, insomma un rapporto cordiale, come ho detto anche in passato. Ecco, dove lo incontrava Massimo Carminati? Beh, diciamo... non con una cadenza fissa, lo incontravo, ho detto, al suo negozio giù o lì o nella parte tra il negozio, che si chiama Blue Marlin, no? Tra il negozio e magari il distributore di benzina, dove io andavo a fare benzina, a far lavare la macchina e tutto, magari mi fermavo, lasciavo la macchina a lavare, facevo due passi fino al negozio, cioè, mi facevo due chiacchiere, prendevo un caffè, insomma, no? Sempre in quella zona... di Corso Francia, inizio via Flaminia, insomma, penso sia ancora Corso Francia o via di Villa Severini, quel pezzettino lì. Quindi quella era la zona di questi incontri non metodici e non organizzati, ma... Ecco, qual era l'oggetto delle vostre chiacchierate? Ma si parlava di tutto, del più del meno, si parlava di qualsiasi cosa. Come ha fatto quello una volta, penso, mi disse, mi ricordo in concomitanza di quella che fu poi l'operazione, quella dove fu coinvolto Marrazzo, il presidente della regione, mi ricordo, mi disse, guarda, stanno passando, vedo avanti e indietro i falchi dei carabinieri, ma che succede, che stai facendo per caso qualcosa, che facevano delle battute, che lui pur non avendo mai fatto domande sulla mia attività, probabilmente ne era a conoscenza, non ne ho certezza, penso di sì. E quindi mi disse, guarda, vedo avanti e indietro i falchi e i carabinieri, infatti due giorni dopo uscì fuori quella storia di Marrazzo sulla Cassia, quindi quella fu una battuta in quel caso. Comunque si parlava di diverse cose, più del meno, niente di fondamentale. A volte abbiamo parlato anche di qualche cosa di più approfondito, perché magari ho chiesto, dico, sai come magari investire qualche soldo, lui mi disse, che ne so, metterli dentro una buca in cantina che è meglio, più schiari di luna. Sono state tante battute di tutti i tipi, cose, si è parlato più del meno di molte cose. Alla fine, allora andiamo con ordine, vediamo andiamo di affrontare quelli che sono stati i colloqui che ci sono stati. Sì. Le ha parlato di più occasioni di incontro. Sì, scusate, ecco, non suona come assenso. Lei ha fatto riferimento a
diremmo così, battute che venivano, sì, certo, che venivano effettuate. Ecco, le chiedo, di Marco, lei ha conosciuto Marco Iannilli? Sì, lo conobbi a casa di un mio amico del tempo, si chiama Massimo Ronconi, un mio amico d'infanzia, insomma, un mio ex allenatore di calcetto. No, a casa, andammo a trovare a casa questo Marco Iannilli, che era un commercialista che poi vidi una volta anche lì al negozio di Massimo. E andai a trovare Marco Iannilli perché ero intenzionato a affidargli del danaro da poter essere investito, comunque portato fuori dall'Italia, e mi disse che lui poteva aiutarmi. Poi alla fine non si concretizzò più un affare che stavo facendo per avere quella somma di denaro che presumevo arrivasse contante. Da mi ero intanto cautelato, cioè mi ero informato su come poter far uscire dall'Italia questo danaro, che poi in realtà non mi è giunto, quindi è stata una ricerca prematura, e quindi lo conobbi prima a casa sua di questo Marco Iannilli, che mi pare fosse una villa dove c'è Valle Muricana, insomma una zona a nord di Roma e una zona di campagna, e poi lo rividi anche seduto lì una volta da Massimo, lì al bar o comunque là fuori, là sotto, sicuramente lì. Ecco, dove esattamente lo vide? O seduto al tavolino del caffè o lì seduto al negozio, insomma in 10 metri. Adesso sa, da quando abbiamo fatto le posizioni sono passati anni, ne sono passati altri, quindi comunque lo vidi. Ecco, mi scusi, quando lei parla di bar, di quale bar, a quale bar fa riferimento? C'era, proseguendo su questa via di Villa Severini, quindi direzione Flaminia, vicino al negozio di Blue Marlin c'era una tabaccheria e una gelateria, poi subito dopo all'angolo di una stradina c'è un bar, 15 metri dal negozio, 15 metri scusate, dal negozio... Cos'è, via di Vigna Selluti? No. No, no, via Emilia Stelluti bisogna attraversare Corso Francia. No, io parlo di un bar dove qualche volta ho preso un caffè con Massimo, che è praticamente a 15 metri dal negozio, sullo stesso marciapiede, intervallato penso che sia via Galliani, prima all'angolo di via Galliani, ma si parla di pochi metri dal negozio da Blue Marlin in questione. Senta, lei ha... Via di Villa Severini, sì, come stava consigliando. Come ha suggerito l'avvocato, sì, Naso. Non mi sono fatto imbeccare dall'avvocato Naso, me lo sapevo da solo, via Villa Severini. Vede, io... No, assolutamente no. Ma bisogna vedere, sa. Senta, le chiedo, lei con Carminati ha mai parlato di Iannilli? Sì, mi pare di aver parlato una volta di Iannilli. E che cosa le disse Carminati di... Mi pare che gli chiesi se era una persona affidabile, insomma se poteva affidare i soldi. Mi diede sicuramente un... non ricordo i termini del dialogo, ma sicuramente mi diede un parere positivo sulla persona. Questo mi pare di ricordarlo, mi diede un parere positivo sulla persona. Senta, lei ha dichiarato nel corso del verbale del 20 aprile del 2012... Mi scusi, del? 20 aprile non avevo sentito del la data. 2012. La ringrazio. 20 aprile del 2012. In quella occasione lei ha dichiarato, in riferimento alle pagine da 68 a 70 della trascrizione del 20 aprile, ma non so dove andare a vedere le pagine, comunque mi dica. No, nel senso no, è una cosa, mi scusi, non lo so. È il pubblico ministero che ha a disposizione questi atti ed è previsto che le dia lettura di quello che lei ha dichiarato a titolo di contestazione, se il presidente del collegio lo ammette. Non avevo cognizione di questa cosa, mi scusi. Allora, lei in quella circostanza ha dichiarato: Carminati mi disse che Iannilli era uno molto a posto, molto quadrato, affidabile, come ho detto, affidabile, quello che ho appena detto. Perché mi interessava sapere, dice, come poter muovere i soldi all'estero, cioè come poter dei soldi, ovviamente soldi provenienti da attività criminose. Non è che li posso prendere e mettere sul posto. Poi ancora a pagina 69, Carminati. Mi scusi, dottor Iello, di metterli sul posto?
Intanto non è il dottor Iello, è il dottor sul conto. Ah, non li conoscevo, mi scusi dottor Scaroli, mi scusi. Quindi, allora, il punto è, già è questo, che lei parla con Carminati e parla con lui di muovere, dice, soldi all'estero, soldi provenienti da attività criminose. Ho chiesto a Carminati se gli anelli sarebbe stato, fosse, mi scusi, non sono una proprietà perfetta di linguaggio, fosse stata una persona affidabile o meno. Sì, come ho detto poc'anzi. Ripeto, è un po' diverso rispetto a quello che lei, diciamo che è sensibilmente diverso rispetto a quello, marcatamente diverso rispetto a quello che ha dichiarato il 20 aprile 2012 e non il 17 dicembre del 2014, va bene? Infatti mi ha detto che allora, sono in quella diverse, sede so lei dice che parla con Carminati di come investire i suoi soldi che sono di provenienza illecita. Ah. Ha capito qual è la difformità tra ciò che dice adesso e ciò che ha affermato? Avevo capito anche prima, mi scusi, dottor Tescaroli. E la risposta qual è? La risposta qual è? La risposta è, allora faccio un passo indietro, la risposta è, me la fate dare? Allora, faccio un passo indietro. La risposta è, io le ho detto, sono passati anni, sia da quelle dichiarazioni e sia dai fatti in oggetto. Benissimo. Quindi lei mi sta parlando di dichiarazioni nel 2012. Siamo nel 2016 con tutta la vita che è intercorsa in questa fase, non lucidissima, le ripeto, ma non sto cercando scuse. Quindi io le dico, mi ricordo di aver parlato sicuramente con Carminati di Iannilli e di avergli chiesto se Iannilli era un a posto, perché ero intenzionato, visto che mi era già stato fatto sapere, non da Carminati, che avevo già parlato con Iannilli per vedere se poteva far sì di investire o comunque sì, trasportare. Ma lei è inutile, questo l'ha già detto. No, appunto. Il punto è, se lei disse a Carminati... Anche i soldi meritava fiducia per sì, portare all'estero soldi che derivavano da attività illecite. Ma non è, io non è che parlava, magari non è stata una cosa esplicita, però se Carminati subodorava le mie attività, è chiaro che uno che dice voglio spostare all'estero 1 milione di euro si presume che non l'abbia guadagnato in un anno di lavoro onesto, quindi sicuramente sarebbe derivato da attività mie illecite, ma che fosse o meno a conoscenza non serviva, perché io cercavo di non parlare come Carminati, che sicuramente è la persona più intelligente di me probabilmente, non parlava dei fatti suoi con me, io quando potevo evitare di palesare la mia attività, anche perché se uno non mi domanda, e vuol dire che non vuol sapere, o già sa, o non sa, o non gli interessa, questi sono problemi suoi, quindi io manifesto la mia attività se serve nell'ambito di qualcosa, quindi non era mio costume andare in giro a dire sai, ho fatto, presumo che tra un mese ho 1 milione di euro derivante dalla cocaina, me lo fai investire? Questo è affidabile per dargli i soldi? Sicuramente gli ho chiesto, è affidabile perché gli metta a mano dei soldi? A quel punto non serve palesare che i miei soldi siano di attività illecita, ci arriverebbe anche un bambino, perché uno che ha 1 milione di euro contanti non l'ha fatto lavorando onestamente come agente immobiliare forse in 4 vite, quindi non serviva palesarlo al Carminati. Come doveva essere trasportato il denaro? Come doveva essere investito con l'intervento di Marco Iannilli? Intanto andava, mi pare che mi disse che ci si parlava di un corriere che prendeva una percentuale del, mi pare, del 3%. Lei ha parlato del 4-5% al trasportatore. Parlava del 4-5%, allora diciamo 4-5%, perché scusatemi, è sempre il discorso, sono passati ormai 8-9 anni. Del 4-5%, mi sembra il 3, forse ho sbagliato al tempo, però diciamo qua, penso che cambi poco a livello processuale. Del 4-5% in maniera da farlo trasportare sicuramente, quindi se non so la modalità, ma rispondevano di questa attività il Corriere, di portarle in Svizzera, almeno a quanto avevo capito in Svizzera, per poterle mettere in una banca al sicuro e non portarle in prima persona perché un rischio di sequestri o di cose di questo tipo. Ecco, lei parlava, ha indicato come luoghi di destinazione per il trasferimento della somma San Marino o in Svizzera, da cui poi avrebbero portato i soldi o in Liechtenstein o alle Cayman. No, quello veramente, forse c'è un minimo di misunderstanding in questa cosa, nel senso... No, guardi, mi scusi, sto prendendo allora, proprio le trascrizioni dove c'è la sua voce registrata. Perfetto, e allora, le leggo esattamente il punto. No, ma le lo do per buono, no, dottor Tescaroli. No, un attimo, così anche lei può, come dire, buono, ricordare punto. Meglio, in certo. Maniera più puntuale. Ho detto sì. Iannilli mi spiegò che pagando un 4-5% al trasportatore potevano prendere dei soldi cash a Roma, sotto garantiti appunto da lui e comunque dalle sue amicizie serie,
il 4-5% di questa somma. Chiaramente dai 100.000 euro in su non si parlava di bruscolini, e portarla o a San Marino o in Svizzera, da cui poi avrebbero portato i soldi o in Liechtenstein o Cayman, insomma per prenderli fisicamente, metterli in degli istituti, uno di San Marino, uno in Svizzera, dove poi poterli far sparire o mandarli. Vi parlò del Liechtenstein perché ci aveva dei fondi lui, delle cose, e poi vidi, poi fu coinvolto e si prosegue. Bene, conferma questa sì, dichiarazione. Evidentemente adesso ho detto per brevemente, ho preso una adesso, ho detto Svizzera, evidentemente ho detto tutti quei posti, se l'ho detto vuol dire che me l'è stato detto. Non lo disconosco assolutamente. Senta, quando colloca nel tempo questi colloqui con Carminati e gli incontri con Iannilli? Ma penso, lei adesso sicuramente avendo i verbali potrà forse correggermi, ma ho detto ormai sono passati 7-8 anni, quindi 2008, 2009... Poi potrà forse... Lei parla di tre anni prima del verbale, quindi siamo il 2009. 2009, sì, potevo fine 2008, inizio 2009, forse metà 2009, più o meno i tempi coincidono. Adesso, sa, ricordarsi un colloquio, uno si può ricordare il colloquio già con difficoltà, ma collocarlo perfettamente a livello temporale non è facile. Senta, lei poi... E ha parlato anche in altre occasioni con Carminati della questione relativa alla destinazione dei suoi soldi, del denaro. Non mi ricordo se chiedi, una volta facciamo una battuta appunto sul fatto, cioè feci una battuta dicendo guarda ti conviene prenditi una cantina e scava una buca e metterli dentro, e quindi non so questa quando si potesse collocare questa battuta, ma sinceramente non me lo ricordo, se lei mi dice che l'ho parlato altre volte, ma non è stato un argomento che è stato trattato più di tanto, anche perché poi, le ripeto, non mi arrivò in breve tempo la somma suddetta, e poi Iannilli ebbe, mi pare, dei problemi poi, per cui non fu più in circolazione, di conseguenza non si affrontò più la questione, mi pare, poi può darsi che marginalmente l'ho affrontata in altre occasioni. Guardi, sempre nello stesso verbale, a pagina 79 della trascrizione, lei dice, mi è stato, Robè, tu sei uno molto intelligente, stai in campana, prima mi disse i soldi che c'hai mettili in una cantina, affitta una cantina e murali, tirali fuori quando è il momento, poi mi disse... Uno tipo Iannilli era una persona fidata per potervi affidare del denaro, quindi detto affidata da gente così, era una persona sicuramente che si sapeva muovere, perché ovviamente con gente così non è che sbagli. No, mi pare che ne avevamo già parlato, no? Cioè, nel senso, quando chiesi se Iannilli era uno dritto e regolare, mi disse una persona affidabile. Sì, quindi diciamo, in un primo momento le suggerì di metterli in cantina. Le ripeto. E poi diciamo, avete preso in considerazione la possibilità di coinvolgere Iannilli nell'attività di trasferimento del denaro, e così? Ma cos'è un problema maiestati? Sapete chi? Lei e Carminati. E Iannilli. Mi pare che non è un plurale maiestatis, è un riferimento a una pluralità di soggetti. Mi scusi, dottor Tescola, fino adesso lei mi ha chiesto cosa avrebbe fatto dei soldi e tutto, poi a un certo momento mi dice avete preso in considerazione chi? Io dei miei soldi non è che davo conto a terzi, io se prendo in considerazione come investire i miei soldi lo decido io e nient'altro che io, certo non lo decide Carminati, non lo decide Iannilli, quindi io ho chiesto informazioni se fosse più o meno affidabile una persona, poi nessuno avete sembra che io avessi i soldi o Carminati. Non era così, perché posso sottintendere questa domanda. Io ho preso in considerazione il fatto di usare Iannilli, poi non mi sono arrivati i soldi, Iannilli non c'era più, quindi tutte queste intenzioni di avvalermi degli uffici, buoni uffici di Marco Iannilli non si sono più verificati. Ma questo avete, sinceramente non mi ha suonato benissimo, poi magari è un mio limite.
Ecco, però il punto è questo, lei ha parlato dell'investimento dei suoi soldi di provenienza illecita con Iannile e con Carminati? Aspetta, prendo fiato perché forse... ma è un problema sicuramente del mio misero eloquio in quest'aula. Allora, io ho parlato con Iannile nella sua abitazione e mi aveva già fatto intravedere la possibilità di usare i suoi buoni uffici per affidargli del denaro. A quel punto, vidi Iannile da Carminati, o comunque sì, perché se no il tredunio non ci potesse, e chiesi: ma questo Marco Iannile è uno che gli posso mettere in mano dei soldi, detta così? E a quel punto disse: sì, Iannile è una persona affidabile, destra e sinistra. Allora iniziai a valutare la possibilità. Purtroppo, quando si vende la pelle dell'orso prima di averlo ucciso, poi le cose vanno come vanno, non si concretizzò più questo mio grosso introito, quindi non mi avvalei più dei servizi di Iannile, perché non c'erano né i soldi miei da investire né c'era più Iannile. Ma e quindi io con Iannile, certo, ne avevo parlato, e poi addirittura pensavo di andarlo a trovare, mi pare nell'ufficio, c'era un ufficio, mi pare che ci andai anche, adesso non sono certo, ma mi pare di averlo già detto, perché nell'ufficio c'era un ufficio a via Bruno Bozzi, dove andai, non so se l'ho detto o non l'ho detto, ma era una cosa talmente, lo considero irrilevante, forse sbagliando, e quindi non si è più concretizzato il rapporto, perché mancavano i soldi di Iannile, ero rimasto solo io, quindi di questa ipotetica investimento. Vuole riferire quale prestigio criminale avesse Massimo Carminati, o per usare una sua espressione, quale levatura criminale avesse Massimo Carminati? Ma guardi, come lei sa che conoscerà questi Presidente, fatti... c'è opposizione alla domanda. Avvocato Martini. Ma stiamo parlando, il pubblico ministero sta prendendo una frase che risulta dal verbale? Sì, certo, lui ha parlato di levatura. Quindi sta criminale. Parlando di qualcosa, è un che tema ha indicato di cui già teste. Non... Sì, ma non c'è una domanda, non c'è stata una risposta, né una, e quindi non siamo in un momento di contestazione. No, e allora quindi, o è una domanda suggestiva o una domanda... La domanda in generale è se lei ha notizie su un possibile ruolo criminale di Carminati. La difesa di Carminati non ha nessuna osservazione da fare, anzi si augura che risponda il testa alla domanda. Va bene, allora risponda. Sì, sì, io so. Beh, guardi, allora, la levatura di Carminati, a chiunque legga dei giornali, viva a Roma, in un ambiente, le ripeto, io vivo in un ambiente abbastanza borderline, nel senso, non ero un pregiudicato, diciamo che partivo da una base di, vogliamo dire, vabbè, un termine forse sciocco, buona famiglia, vivevo nei quartieri Roma Nord, consigliere di quartieri, bene, ma alla fine tutti leggono i giornali, sono una persona che si è sempre voluto informare, quindi le attività, come quando uscivano anche una volta, mi pare una cosa dell'Espresso che diceva i 4 re di Roma con la foto di Carminati sopra, insomma, come questa cosa, forse in passato ne saranno uscite altre. Di conseguenza, come disconoscere una cosa, poi vedi i film, vedi la banda della Magliana, vedi il Nero, vedi le serie TV, non aver avuto nozione delle attività di levatura e spessore di Carminati, dovevo chiudermi in casa e neanche accendere Sky, quindi non è una cosa che ho avuto coscienza io, è una cosa che, le ripeto, si presume che abbia avuto i suoi percorsi, si presume, insomma, sono anche fatto dei film, delle serie, delle cose, quindi... Come nascondersi questo? Che poi quello risponda a verità o meno, magari ci sono anche delle cose romanzate, però sai, insomma, vivi in questo mondo, vivi in questo quartiere, vivi in questo mondo qui, Massimo Carminati si sente nominare da 30 anni, di conseguenza... Ci sono anche degli episodi, delle circostanze che le hanno consentito a lei, Roberto Crilli, di rendersi conto, di capire quale fosse... la levatura criminale, il prestigio criminale di Carminati? Ma di persona diretta, cioè che ho visto atti criminosi di Carminati? No, scusi, non devo fare domande, mi perdoni, mi sono lasciato trascinare. Le ripeto la domanda, mi sembra che sia piuttosto semplice e diretta, cioè ci sono dati concreti, episodi che lei ha vissuto, che le hanno consentito di comprendere, di rendersi conto che Carminati avesse un prestigio criminale, una levatura criminale elevata? Beh, ad esempio stavo a pranzo una volta al Casale o Casalone, io faccio sempre confusione al Casale, adesso sono ristoranti
che stanno sulla Flaminia a poca distanza un altro di due cugini, e stavo a pranzo con poi quegli elementi con cui ho fatto l'ultima attività criminosa, ho compiuto, diciamo, meno il famoso, il suscitato Massimiliano Spirito. Era a pranzo con Mariano Umberto e un altro, mi sembra Andrea, insomma praticamente eravamo andati a pranzo lì per una di quei pranzi che intanto facciamo per mettere a punto quelle che saranno poi state le cose che hanno portato a fare l'ultimo traffico, e Massimo Carminati stava a qualche tavolo, già era presente, già era seduto mi pare prima che noi arrivassimo, e, oppure siamo, adesso non mi ricordo proprio chi è arrivato prima, comunque noi stavo al tavolo con queste tre persone, a un certo punto Massimo si è alzato, è venuto al tavolo, ha salutato, ha messo una spalla, ha detto come va, buon appetito e tutto. Ora chiaramente, visto che la faccia di Massimo Carminati, data anche il fatto dell'occhiale, della benda e tutto, è facilmente riconoscibile da tutti o da chi comunque può gravitare o a Roma Nord o nel mondo criminale, ha detto mazza, oh, ti è venuto a salutare Carminati, insomma mi ha dato in quel momento anche quello che poteva essere, non è che poteva servirmi più di tanto, perché comunque questa gente, con questa gente già stava un pezzo avanti, non è che mi serviva a far capire chi fossi, anche se poi con una specie di panegirico e lucubrazione varia si è, in certi verbali si è arrivato a una determinazione che adesso poi quando lei me lo chiederà e non prima chiarirò. E sì, certo, dice cavolo, ti ha salutato Carminati, come dire, ti ha salutato in maniera educata, carina, insomma, non come nepotismo, quindi evidentemente in un certo ambiente una pacca sulle spalle di Carminati con un saluto comunque carino, educato, che non è che sono io al tavolo suo, ma viceversa, certo ti può dare una veste prestigiosa agli occhi di criminali o magari sicuramente criminali che hanno fatto delle cose criminali con me, non di quella levatura. Ecco, lei diciamo si trovava, ha detto, nel ristorante Il Casale o quale? Non è cattiva volontà, li confondo sempre, penso al Casale, il primo comunque venendo da Roma che si trova, sì, penso al Casale. Il primo ristorante che si trova dove? Allora, via Flaminia, direzione raccordo, ci sono a distanza di poche centinaia di metri il Casale e il Casalone. Io ho questo problema di averci mangiato diverse volte, ma di identificarli, cioè non riesco a ricordarmi se vado al Casale o al Casalone, e sono gestita la famiglia Gabrielli, due cugini, quindi non lo so, comunque non so, io mi scuso, o il Casale o il Casalone, di questo ne sono certo, però non comunque è un incontro avvenuto, quindi ecco, lei diciamo si trovava in Casale, lei si trovava diremo così in questo ristorante ed era con alcune persone, sì. Ecco, vuole cercare di fare uno sforzo di memoria per ricordare chi erano queste persone che stavano con lei? Ah, mi scusi, forse ho parlato velocemente, pensavo averle dette. No, ne ha menzionato una. No, ho detto, vabbè, mi scusi, non voglio contraddirla. Ho detto Mariano, sì. Umberto, se vuoi, mi pare uno si chiami Scatena e l'altro Paciotta di cognomi, e l'altro si chiamava Andrea, ma il cognome non me lo ricordo. Sì. Ed erano tre delle persone con cui io stavo organizzando l'ultimo traffico, ahimè, da me messo in atto, che è quello che ha poi portato al mio arresto, quindi ero a pranzo con queste tre persone. Benissimo. Senta, ci sono altri episodi che lei diremo così ha vissuto o che le sono stati riferiti e che consentono di comprendere la levatura criminale di Massimo Carminati? Ma guardi, c'era un episodio, vabbè, questo non è che sia granché, mi pare che ne ho parlato, non lo so, non so chi gli aveva fatto, come si dice a Roma, scusate il termine, una sola, penso sia usato ormai da tutti, con una macchina, qualcosa di macchine, vendita macchine concessionari, e mi ricordo che mi disse, forse questo Andrea di cui menzionavo, mi raccontò lui, che una volta che intervenne Carminati, la persona che ha compiuto questa specie di sola, chiaramente disse cavolo, guarda chi si è messo in mezzo, probabilmente Massimo gli dette un ceffone, ma questo... e quello stesse zitto, anzi gli diede i soldi, adesso questa, dopo anni, quando me l'hanno raccontata era più fresca la cosa, forse la troverà da qualche parte questa dichiarazione. Sì, certo, lei ne ha già parlato. Ah, ecco, infatti, mi ricordavo. Allora, intanto chi è che le riferisce questo episodio?
Mi pare quella persona con cui stava a pranzo, forse Andrea. Lei ha menzionato Massimo, una persona di nome forse... Massimo, che ha un autosalone. Ah, beh, forse era Massimiliano Spirito, forse sì. Massimiliano Spirito. Comunque sempre dell'entourage. Massimiliano Spirito? Sì, Massimo Massimiliano, sì. Ma comunque sempre di quell'entourage dell'ultima, diciamo, di questa non fortunata, diciamo, banda con cui ho fatto l'ultima cosa che mi ha portato qua. Senta, allora ce lo spieghi bene questo episodio, come è stato descritto. Allora, guardi, questa persona doveva versare quale somma? Dottor Tescaroni, sono passati anni. Io le posso dire che le ho fatto il succo dell'evento, perché adesso questi sono fatti risalenti al sempre 7-8 anni fa. Allora, qui due l'una: o io adesso mi metto così, mi leggo le cose e vado a leggere riga per riga, oppure l'importante è che io dica il succo della cosa. Allora, non può pretendere che io mi ricordi come 4.500, 3.000, 4.000. Prima di leggerle quello che ha dichiarato. Ecco, prima di leggere. Ma senta, scusi, ma intanto con un altro tono il pubblico ministero le fa delle domande. Ha perfettamente ragione, e nessuno pretende da lei. Si rispettano delle regole. Lei ha reso dichiarazioni, il PM le sta utilizzando per contestare. Certo. Forse però a distanza di tempo. No, basta, per favore, andiamo avanti. Ubi Maio al Minocessa. Allora, cerchi di ricostruire l'episodio scavando nei suoi ricordi per far comprendere al Tribunale come si è sviluppato questo episodio, qual era la somma che doveva essere versata, che cosa questa persona ha detto a seguito dell'intervento di Massimo Carminati, che lo ha colpito con uno schiaffo sulla base di quello che mi lei ha detto prima. Allora, guardi, lei mi ha ricordato che l'episodio non me lo raccontò Andrea, ma evidentemente me lo raccontò Massimo. Io ho fatto confusione perché era comunque, l'ho detto, lo stesso entourage. Praticamente mi pare che o lo stesso Massimo o qualcuno abbia solato non direttamente Carminati, non dando un ulteriore pagamento di 5.000, 6.000, 4.000, non mi ricordo veramente. Massimo intende Massimiliano Spirito? Massimiliano Spirito, mi scusi. Massimiliano, non ho chiarito, no, perché non ho chiarito io. Allora, evidentemente mi ha raccontato Massimiliano Spirito, avevo equivocato, cioè non mi ricordavo bene chi me l'avesse detto, ma era il gruppo, era quello. Allora, mi raccontò Massimiliano Spirito che in un frangente di una compravendita di un'auto usata, non mi ricordo la marca, mi pare che ci fosse ancora da dare a non direttamente a Massimo Carminati, sennò probabilmente uno non l'avrebbe fatto, no? Però da dare dei soldi di rimanenza da parte dello Spirito o di qualcuno di sua proprio stretta in società con lui, e non avevano dato 5.000 o 6.000 o 4.000, una somma comunque non 50, insomma, insomma in questo range di economico. E a quel punto venne la persona in concessionaria, non so quale, su da Tiberina, un'altra che c'aveva Spirito, non so, non mi ricordo il frangente, si presentò Carminati, e mi pare di essere uno schiaffone, quindi a chi me l'ha raccontato, pensavo Andrea, quindi invece a Massimo Spirito. E a quello chi l'ha dato lo schiaffone, a chi sarebbe stato dato? Lo schiaffo sarebbe stato dato alla persona che me l'ha raccontato, che a questo punto, grazie al ricordo del verbale, ho identificato con Massimiliano Spirito. Mi pare che lui prese, direttamente lui o il suo socio, uno schiaffo dal Carminati, che era intervenuto perché era stato più o meno direttamente defraudato di una somma a lui spettante per un'auto. Però la somma non me la ricordo, ma poteva essere 4.000 o 5.000. Dopo lo schiaffo? Cosa è successo? Dopo lo schiaffo mi raccontò che con tante scuse giustamente gli vennero dati i soldi. Ecco, che cosa disse in particolare questa persona che ha preso lo schiaffo, avendo una volta appreso che c'era l'interesse di Carminati su questa vicenda? Forse gli fece una battuta, te lo sei tenuto, lui mi disse, siamo sottenuto, sì, una cosa di questo tipo. Non... Guardi, può essere... io le ricordo sempre il contenuto del verbale del 20 aprile del 2012. Sì. In quella circostanza, pagina 91 della trascrizione, lei dice: questo Massimo
il socio di Mariano e Umberto, tipo doveva dare 3.000 per una differenza di una macchina a un altro, che c'era uno che lavora in questo campo, non so chi fosse, però dice che praticamente andò in ufficio questo e si presentò Carminati, il quale gli diede un ceffone in faccia e gli disse: adesso se non paghi ti accoltello. Questo per dare l'esempio che a quello non gli bastava neanche la coltellata, perché una volta che interviene Carminati e dà uno schiaffo, quello dice: se sapevo che fosse intervenuto Massimo Carminati, invece di 3.000 gliene davo 6.000. Cioè, infatti mi ricordavo 6.000. Non è che gli solavo 3.000, gli davo pure 3.000 in più. Questa è una battuta per dire che Massimo, socio di Mariano e Coso, non sarà un, sarà magari soltanto uno che metteva i soldi in questa cosa, e non sarò un grosso criminale, però solo il nome di Massimo Carminati, chi conosce il background di Massimo Carminati, è normale che comunque lo vede con un estremo rispetto e un'estrema cautela. Questa è una cosa che è abbastanza pacifica. Allora, lei conferma il contenuto di queste dichiarazioni? È così? Che... A grandi linee lo confermo, non mi ricordo il frangente della coltellata, mi ricordo lo scappo e della battuta, infatti mi ricordavo, ha visto prima, mi ricordavo 6.000, mi è rimasto impresso questo 6.000, infatti la battuta perché sul fatto, se sapevo che fosse, ci fosse stato dietro Carminati invece di 3.000, davo 6.000, ma è una battuta, esatto, come l'ha letta lei, una battuta, poi ognuno trae le conclusioni che vuole. Questo mi pare pacifico, che uno si guarda bene, mi scusi, uno si guarda bene da mettersi contro gratuitamente un Massimo Carminati, come le dico, come si evince da tutto quello che può essere il mondo in cui viviamo da 30 anni. Sinceramente, se uno dovesse scegliersi un nemico, magari non si sceglie Massimo Carminati. Poiché non è come dico io mi sono limitato a leggere le sue parole. Lei, mi pare. Sì. Mi scusi, ma ritorno su questo punto. Però dice che praticamente andò in ufficio questo e si presentò Carminati, il quale gli diede un ceffone in faccia e gli disse: adesso se non paghi ti accoltello. Questo me lo riportò. Questo, diciamo, è lei che lo dice. Ora che gliel'ho ricordato, ma io è una cosa riferita, io non c'ero in quell'ufficio, certo, non ero presente al fatto. Sì, no, sì, ma questo è pacifico. Lei riferisce quanto le è stato detto. Ah, sì, d'accordo. Okay. Allora, adesso che gliel'ho rammentato, ricorda che Carminati ha detto anche: se non paghi ti accoltello? Non mi ricordo questa battuta, ma me l'ha detto Massimo, non me l'ha detto, cioè sì, Massimo, sì. Spirito, cerchiamo, esatto. Perché sennò si creano. È chiarissimo questo dato. Ah, mi scusi, no, per poter dare adito. Ma saprà lei chi gliel'ha detto. Lo dovrebbe sapere lei. Me l'ha raccontato lo Spirito, cioè no, l'ha detto, no, perché chiamando... che chiede al pubblico ministero. No, perché chiamando Massimo ho potuto creare delle confusioni. Me lo raccontò Massimo Spirito. Se mi raccontò questo fatto, se non ti do un tuo schiaffo a volte alla lama, avrà raccontato lui sicuramente. Non è una cosa di farina del mio sacco. La battuta 3.000-6.000 me la ricordo perfettamente. Infatti ho detto 6.000, pensavo quello. Senta. Lei era inserito, come dire, in un ambiente ideologicamente indirizzato? La mia matrice, io da piccolo mi iscrissi al Fronte della Gioventù quando avevo 14-15 anni. Quindi al Fronte della Gioventù. Fronte della Gioventù, che forse i più giovani non lo conoscono, però nella nostra generazione era, diciamo, il movimento giovane. Nel movimento sociale di Viale Rossini ai Parioli, perché fra l'altro, pur avendo cambiato vari istituti per la mia indisciplina, andai anche alla Zarita, che si trova a Piazzale delle Muse, quindi diciamo prospiciente alla sezione Parioli del movimento sociale, e crebbi in quell'ambiente lì, ovviamente, come quindi lei ideologia, faceva... come matrice, come collocazione fisica a Roma, era più facile uniformarsi, scegliere quel tipo di ideologia piuttosto che un'altra. Ecco, Carminati e anche Bruggia appartenevano a questo ambiente o no? Beh sì, in questo ambiente, pur essendo di qualche anno più grande di me, le ripeto,
era un ambiente che a quel tempo era molto vasto, cioè era formato da molte persone che si incontravano in vari frangenti, poi piano piano, per vari motivi, chi non c'è più, chi ha cambiato idea, chi è sparito, l'altro, sono rimasti in pochi, come io stesso, diciamo, la mia ideologia si è parecchio annacquata negli anni e non ho più fatto nessun tipo di idea politica da 18 in poi, 19 in poi, perché non penso ne valesse la pena, però era, diciamo, la matrice politica di nascita era la stessa per tutti noi, per tutti quelli che poi sono rimasti, hanno messo radici in questa zona di Roma Nord maggiormente, anche se qualcuno magari alla Euro, però alla fine sì, la matrice era la stessa. Ora le chiedo, l'inserimento di Massimo Carminati e di Riccardo Bruggia in questo ambiente e la loro dedizione all'attività criminale in quel settore ha inciso sul loro prestigio criminale? Scusi, sarà sicuramente come al solito il mio limite, non ho capito la domanda. La loro attività criminale allora, in quel settore? Stiamo cercando di rappresentare al Tribunale quelli che sono i dati che lei ha posto a sostegno della levatura del prestigio criminale di Carminati. In questa direzione le chiedo, l'inserimento in questo ambito ideologico e nelle attività criminali inserite in quel versante sono o no uno dei fattori che hanno inciso sulla levatura criminale di Carminati? Oddio. Allora, le ripeto, è sicuramente un mio limite e mi scuso con tutti. Le loro attività criminali in quel settore, quale settore? Quello dell'estrema destra, diceva, del settore politico? Attività, sì, criminose, compiute e con uno sfondo ideologico di estrema destra. Ma non è che le attività criminali del settore di sfondo ideologico di estrema destra, allora, quelle di terrorismo, quindi di ipotesi NAR, cose nere e similari, è un mondo estremamente variegato dove non è che al tempo Riccardo Bruggia, poi non so che attività possa aver fatto a livello criminale, il nero si nominava come il famoso nero, come appunto poi si evinceva da queste serie TV. In realtà io conoscevo per mia contiguità proprio ambientale, non so, Walter Sordi, Pasquale Pezzo, tutti quelli che in quegli anni dice cose, era gente che viveva a 100 metri da casa mia, Pasquale Zinzillo, insomma, era gente che viveva vicino a casa mia, che conoscevo chi più strettamente, chi di vista, ed è un mondo che si è evoluto sotto l'egida del terrorismo di destra, se perché poi alla fine il terrorismo di destra non ha la stessa matrice ideologica e connessioni col territorio o col sociale di quello di sinistra, alla fine fu identificato come un terrorismo da fighetti, scusate la parola ma non penso sia volgare, e quindi in realtà c'era gente che andava a fare le rapine per comprarsi, poi andare da Cenci a comprarsi gli 8 fili di Kashmir, e alla fine quanti ci credessero più o meno non lo so realmente, diciamo che il terrorismo dell'altra parte sarà stato sicuramente un terrorismo ideologicamente più valido, più vero, però non lo so, io non so la mente della gente, però ecco, la matrice, le ripeto, è questa, che a me consti, conosca degli atti direttamente criminali fatti dal Bruggia o dal Carminati quando erano dei giovani camerati, francamente non ne ho conoscenza diretta. Senta, allora io le ricordo quello che lei ha dichiarato. Mi dica. La pagina, alla fine di pagina 89 e pagina 90 della trascrizione del 20 aprile 2012. Lei dice, l'ultima persona che è rimasta in giro di una determinata banda o comunque di una determinata generazione è uno degli ultimi rimasti vivi, si riferisce a Carminati, uno degli ultimi rimasti vivi e attivi, quindi già per questo basta dargli un prestigio che quando mi raccontò un episodio, ad esempio, ecco, certo. Quindi, non sta contrastando solamente con quello che ho detto adesso, nel senso, è chiaro che una persona che tu vedi, identifica come il nero della banda della Maiana. La banda Maiana non c'è più nessuno, chi è morto, chi era sepolto in chiesa, chi è scappato, chi si è pentito. Poi, di quelli camerati di un tempo, io conoscevo, non c'è più nessuno, è normale, è una persona che ha attraversato, rimanendo comunque con una sorta di più o meno voluta popolarità, e ha attraversato dei periodi, banda della Maiana, camerati vari, e ancora è presente, circola, sta ancora in giro, dell'unico che si è in giro, è normale che si possa pensare, cavolo, questo è uno che
diciamo, sa come condurre la propria vita, è normale che goda di un prestigio, un rispetto. Le ripeto, è molto facile, chiunque, qualsiasi ragazzo magari di 20 anni che hanno visto tutte le serie romanzate che hanno fatto, chissà che miti ha di questi della Magliana e compagnia. Io magari non le ho vissute in prima persona perché ero troppo giovane, ne ho sentito parlare anche in altri ambiti, ma ci vuol poco poi a creare il mito. Oggi con stampa e televisioni, film e serie, le ripeto, non è questione di mito, è questione che obiettivamente è uno dei pochi rimasti che ci stanno, questo non lo dico io, basta guardarsi intorno. Senta, quindi non disconosco queste frasi, ci mancherebbe altro. Quindi lo confermo. Senta, passiamo adesso a soffermarci più specificatamente sulla sua conoscenza con Riccardo Bruggia e sui rapporti che ha avuto con lo stesso Bruggia. Ci dice quando lo ha conosciuto e che tipo di rapporti ha avuto con lui? Riccardo lo conosco da tanti anni, eravamo ragazzini, insomma, quindi ragazzini, che ne so, 18-20 anni, quindi si parlerà ormai, ne ho 52, quindi saranno, non lo so, nell'ambiente tra Vigna Clara, i Varioli, i Prati dove abitavo inizialmente, saranno ormai più di 30 anni, sicuramente. E i rapporti mai stretti, io ebbi un rapporto più stretto un periodo perché ebbi una fugace storia con l'ex compagna di Riccardo e... Prego? Lui lo sa. Sì, anzi, gliene informai, perché ovviamente il rispetto vuole, indipendentemente adesso, perché se dico il rispetto poi esce fuori, avevi paura di Bruggia che ti, per la compagna, no, il rispetto l'avrei fatto con chiunque dei presenti. Se io conosco una persona e prima di iniziare una storia con una donna che comunque ha un figlio con questa persona, vado alla persona e dico guarda, hai problemi se io frequento tal dettaglio? Lui mi disse non c'è problema, se una persona, io poi non sono uno che è drogato, che fa le nottate, fa le cose, fa una vita particolare, cioè solo comportati bene quando stai a casa con mia figlia, questo non avrebbe detto chiunque, come avrei detto io la stessa cosa a Bruggio o a Carminati, eh? Se si mette una donna mia, gli dico la stessa cosa, indipendentemente da chi sono o chi non sono. Questo quindi fu un contatto più stretto con Bruggia. Poi io adesso, vabbè, poi tanto ci arriveremo quando mi farete altre domande, perché mi è rimasta una cosa qui che devo dire, ma mi rimetto a quelle che sono domande sue e risposte mie. Allora, sempre in questa direzione, vuole dirci diciamo, di che cosa avete parlato, di cosa ha parlato con Bruggia e se sa di quale attività, si occupava Bruggia in particolare? Io nel corso degli anni ci ho parlato un sacco di volte con Riccardo, non è che normale, una persona che conosco molto da prima di Massimo Carminati, c'era pure più vicinanza proprio a livello di età, quindi con Riccardo ce l'ho parlato centinaia di volte. Benissimo. È capitato anche una volta, qualche volta può essere capitato che pur non essendo io uno che indulge in consumo di droghe, saltuariamente l'ho fatto, ma è estremamente saltuaria, e perché così è, così mi piace. E è capitato anche che abbiamo fatto, scusate la licenza che penso però sia nell'uso corrente, abbiamo dato anche qualche botta insieme, come si dice, cioè assunzione, diciamolo bene, abbiamo assunto sostanza psicotropa atta alla stupefazione insieme, magari in un'autovettura, può essere capitato. Che tipo di sostanza? E cocaina, metabolite dell'alcaloide della cocaina, adesso non so, qualcosa mi ricordo. Lei con Bruggia ha parlato di denari, di consegne di denaro? Sì, è capitato. Sa se Bruggia diciamo fosse inserito in attività di usura? Ma veramente andai io, allora poi lei sicuramente mi potrà supportare con i verbali inerenti, ma io avevo affidato in quel periodo, e il periodo lo identifico come 2006-2007, quindi di ritorno dal primo viaggio che io feci trasportando circa 330 chilometri, se mi ricordo, qualcosa mi persi, ma avevo dato a un mio amico che si chiama Massimo Carroccia, avevo dato dei soldi, mi pare 100.000 o 200.000 euro, e mi dava il 4% al mese. Quindi poi lui magari ci faceva i fatti suoi, non so se li utilizzasse con un... magari si potrebbe pensare che lui ne ottenesse di più e mi girasse la differenza, oppure gli serviva proprio a lui. E dire che questo mio amico mi dava, tutti i mesi mi dava 4.000 euro, quindi mi pare 100.000, o forse inizialmente di più.
E una volta invece andai io da Riccardo, gli chiesi se era, dico tu hai modo di mettere in giro un po' di soldi, perché sempre per il fatto che non sapevo cosa farci, purtroppo non spesi anche troppi, tanti, non sapevo cosa farci, piuttosto che lasciarli dentro una valigia o dentro una cassetta, magari li volevo far rendere. E chiesi a Riccardo, Riccardo mi disse, sì, guarda, puoi avere anche il 7, però non è... Scusi, non puoi è, avere anche il 7, che significa? 7%, scusate, puoi avere anche un interesse del 7%. Con quale cadenza? Mensile. Però non è il momento, cioè era un momento in cui io gli dissi, beh, ma fammi sapere se si può, mi sa, è una cosa che ti posso far sapere, però al momento non sto fermo, non sto facendo niente, anche se io magari in prima persona ti potrei far affidare a qualcun altro, non mi ricordo cosa mi disse, ma non è il momento, insomma, dietteli, casomai ti farò sapere, insomma, non c'è stata, non si è, fui io proprio cercando magari le cose, ma non si è concretizzata poi, non gli diedi mai un soldo. Ecco, ma esattamente Riccardo che cosa le disse dinanzi alla sua richiesta di consegnare del denaro? Mi perdoni, dottor Tescaro, con tutto rispetto, non me lo ricordo bene, ma sicuramente potrà supportarmi lei con i verbali e poi le dico, magari è più facile, perché le dico, sono passati troppi anni e troppe battute, troppi incontri. Io poi allora, raccolgo il suo invito. La ringrazio. Lei, nel corso del verbale del 20 aprile 2012, pagina 76-78, lei dichiara... Scusi. Allora, io ho detto Massimo è sempre stato estremamente riservato nonostante mi abbia parlato, ad esempio in questo caso, delle capacità di Iannilli di ripulire i soldi, perché era una cosa che ho chiesto io una consulenza diretta al tempo stesso. Circa un anno fa, Riccardo mi disse, 2 anni fa, se volevo mettere dei soldi, dare dei soldi a loro al 7%, li avrebbero gestiti loro e mi avrebbero, non lo so, gli davo 100.000, mi davano 7.000 tutti i mesi. E sì, c'avevo 200.000 lì, che quando mi serviva in poco tempo me li avrebbero ridati i 100.000 senza problemi. Allora, in questo verbale, quando sì, è stato sentito dal nostro ufficio, lei ha dichiarato che innanzitutto è Riccardo che le dice se lei voleva mettere dei soldi, quindi l'iniziativa è di Riccardo, e Riccardo dice, parlando al plurale, noi dice, e siamo in grado di farti avere il 7% mensile, quindi ha capito la difformità, perché lei sì, in questa sede è Riccardo che lo propone a lei e non è lei che chiede, capito, a Riccardo. La ringrazio, il presidente, sì. Benissimo, guardi, le dico, io mi ricordo che l'approccio è stato il mio, perché è strano che mi venga a dire direttamente c'hai dei soldi, però probabilmente mi confondo, non lo so, questo non ricordo, propenderei più per la mia proposta a Riccardo, non per viceversa, fosse in tutti quelle migliaia di fogli verbali qualche cosa mi sono ricordato male. Scusi, non è questione che lei propende di più per una tesi o per un'altra. Certo. Il problema è che lei ha reso determinate dichiarazioni al pubblico ministero e che oggi le modifica, quindi giustamente che lei oggi propende. Allora, qual è il fatto vero, quello che ha detto al pubblico ministero il 20 aprile 2012 o quello che afferma oggi? Non ricordo perfettamente come si è svolta. Ricordo. Potrebbe essere benissimo quello in verbale, non sto disconoscendo, potrebbe essere benissimo quello che ho raccontato al 2012, visto, però la differenza capisco sia sostanziale, però io lo so, non è una differenza da poco, non ne sono sicurissimo, potrebbe essere benissimo, mi ha detto lui, però io mi pare di ricordare, mi pare strano, anche perché, e poi ci arriveremo a questa cosa, perché purtroppo non sono riuscito a dire quello che volevo, ma lo dirò, qualche si preoccupi, modo riuscirò, guardi, a inserirlo. Arriveremo tutti gli aspetti. Ah, bene. Deve solo avere un po' di pazienza. Ma io sono Seguiamo un ordine per rendere più chiaro. Io sono contentissimo di poterlo sviscerare tutti gli aspetti collaborativi. Allora, su questo punto, per aiutare a mettere a fuoco il suo ricordo, sì, le rivolgo un'altra domanda. Uh-huh. Ecco, quando si è svolta questa vicenda, lei ha chiesto qualcosa a Bruggia? Lei aveva delle preoccupazioni per...
ottenere poi la restituzione del denaro che avrebbe consegnato? Io ho detto, anche se non si è concretizzato nulla, io gli chiesi, sì, ma ti succede qualcosa? Non sai perché può succedere, no? Succede qualcosa, un incidente, una cosa qualsiasi, non è detto che sia una cosa di particolare. Senta, però guardi, scusi, lei è troppo intelligente per non capire la domanda che le è stata No, no, sto rispondendo. Quindi, ho detto, se ti succede qualcosa, la preoccupazione... No, se ti succede qualcosa al Bruggia, perché io se affidavo dei soldi, signor Presidente, al Bruggia, un giorno che Bruggia magari viene investito su Corso Francia, io in qualche modo devo rientrare dei miei soldi, intendevo questo? Lo stavo mettendo in maniera più... con una sintassi migliore. Allora, benissimo... Se ecco, Bruggio che cosa le ha detto dinanzi a questa sua perplessità? Stavo per l'appunto dicendo, e se ti succede qualcosa io come faccio? Lui mi disse, guarda che se affidi qualcosa a me, chiaramente potrei andare da Massimo Carminati a dirgli, guarda, io ho dato dei soldi a Riccardo, sicuramente Massimo ti tutelerà in questo, perché io in qualche modo, non per non avere fiducia di Riccardo Bruggia, ma le ripeto, può arrivare un fulmine dal cielo che prende Riccardo Bruggia e io ho perso 100.000, quindi è pacifico che uno possa chiedere una garanzia se non ci siete a chi mi rivolgo, però siccome i rapporti, bene, i rapporti che io ho sempre pensato esistessero tra Massimo e Riccardo mi sembravano molto stretti e poi si sono visti anche dalle cose successive nell'operazione, ma io pensavo che fossero come fratelli. Pensavo che fosse, è caduto un bottone dalla camicia. Pensavo fossero come fratelli, di conseguenza. Bruggia e Carminati. Quello che pensavo io, magari non è così, però quello che mi consta delle mie. Benissimo, quindi però questo pensavo... è quello che lei pensa, ma che cosa le disse concretamente, specificatamente Bruggia alla sua domanda? Cioè, se allora, investe il camion, che cosa se gli metto i soldi in mano, perché poi se gli metto i soldi, ricordo che non ho avuto modo di mettere, perché mi disse lui proprio che non era il momento, e questo sicuramente l'ho detto, ma mi disse, mi pare che l'ho detto, mi disse, guarda, se succede qualcosa a me comunque chiedi a Massimo, che Massimo se ti tutelerà, saprai cosa, insomma, da qualcuno sarei andato. No, adesso forse l'ho detto in altri termini, sì, ripeto, lei ha detto, se parli con me o parli con Massimo è la stessa cosa, siccome Massimo è una persona di estrema fiducia, estrema rigorosa. Qualora avessi dovuto iniziare un investimento fatto, cosa che non si è mai concretizzata, è rimasto solamente puramente nelle intenzioni. Ecco, ricostruito questo episodio, questo tassello, allora rammenta adesso se fu Riccardo Bruggia a chiederle di consegnare del denaro? Le ripeto, lo sa perché penso di no? Forse non l'ho detto esolitamente nel verbale. Però qui, il verbale ha detto cosa contraria. Dottor Tescaroli, io se ho detto qualcosa di inesatto nel verbale che non ricordo bene oggi, io sono qui davanti a questa corte per prendermi tutte le mie responsabilità. E questo è perché sto qui, non mi sono dato la macchia e non ho evitato nulla. Sono qui oggi a rispondere di tutto. Però le ripeto, siccome mi ricordo che ci fu, e dovrebbe esserci anche nel verbale, e se non l'ho detto mi pare strano, che lui stesso mi disse che non era il momento, e ci dovrebbe essere nel verbale, se non in quello o in qualcuno successivo, o forse in quello che io non... Ci arriviamo, c'è anche questo. E se ci arriviamo, allora è strano che uno ti chieda dei soldi nel momento che dice sì, dammeli, ma non è il momento di investirli. Ecco perché il mio ricordo segue un filo di ricordo logico, per cui mi sembra più logico e mi pare di ricordare, ma magari sbaglio, di averglielo proposto io, perché se uno mi dice non è il momento, dice dammi i soldi ma non è il momento, che me lo chiede a fare? Scusate la romanità inserita nel... Ho capito, su questo ci arriviamo di qui a un attimo. Le chiedo, ma le modalità poi di restituzione, avete parlato con Bruggia delle tempistiche di restituzione della somma che lei avrebbe dovuto dare? Ma mi pare che quello che disse Riccardo era la stessa cosa che avevo poi messo in atto con Massimo, con il mio amico Massimo Carroccia, che se ti servono nell'arco di un mese li puoi riavere indietro e comunque prenderai un interesse di 7.000 al mese, ma le ripeto, tutto questo nelle intenzioni, perché poi purtroppo non si è concretizzato niente. Guardi, insomma, lei ha fornito delle indicazioni un po' diverse, pagina 77 della trascrizione verbale del 20 aprile 2012. Riguarda quando vuoi
mi dai due settimane. Ah, sì, beh, un mese. Mi dai due settimane e ti ridò i 100.000. Sì, sì, sicuramente sì. Ovviamente me lo devi dire due settimane prima, che hai bisogno della somma, perché non è che ce l'ho il giorno dopo, però un paio di settimane e ti ridò i 100.000, sì, sì, e ti do il 7% tutti i mesi. Sì, sì. Sì, va benissimo, pensavo un mese, mi scusi, mi ero confuso con quelli che avevo realmente investito. Non pensavo facesse una differenza sostanziale, però è vero. Chiedo scusa. Ora le chiedo, successivamente, rispetto a questo episodio, lei è ritornato a parlare con Brugia della questione relativa all'investimento? Allora, guardi, le ripeto, ci può essere questo ricordo leggermente labile nella mia memoria, che appunto tratta la questione, che io forse andai da Riccardo, ecco perché lo stavo, probabilmente sovrapponevo i due episodi, andai a chiedere a Riccardo se potevo investire dei soldi, lui mi disse guarda non è il momento, adesso lei sicuramente potrà supportare la mia memoria del momento con qualche cosa di più. Lei ha dichiarato un qualcosa di diverso, perché ha riferito ciò che le ho detto e le ho ricordato in precedenza e lo ha collocato in un certo momento dell'anno. È umano, mi scusi. E poi siamo qui per cercare di ricordare. Ah, certo, ma la ringrazio per il supporto. Di porla nelle condizioni di ricordare al meglio. Certo. Lei dice, sempre nello stesso verbale, pagina 77, poi questa cosa non si è, questo mi sembra 2 anni fa, poi quando io circa un anno fa, no, diciamo a giugno scorso, quindi siamo a giugno del 2011, no, a giugno scorso affrontai Riccardo per riparlargli di questa cosa, che poteva, dico, fammici pensare un po', visto che mo' m'arrivano un po' di soldi. Eccomi.